Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione, devo dire, un po' particolare che sinceramente parlando mi lascia veramente molto perplesso. Allora, voglio partire da un presupposto molto semplice, va bene? Io faccio un ragionamento che sia un ragionamento un po' particolare su Giuntoli, che è un po' arrabbiato attualmente per alcune situazioni che si stanno verificando in rosa. Ok? Allora, guardate, io presento questo video e lo presento coi piedi di piombo, nel senso che sono abbastanza sicuro che questa situazione vi piacerà. Però io assolutamente voglio parlarne con voi prima, nel senso prima vi spiego un po' il contesto e poi piano piano vi faccio capire le cose. Cosa dovete fare? Tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo, e questa è una cosa importantissima, che se voi praticamente non attivate la campanellina non ricevete praticamente mai video, e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, la situazione relativa a Giuntoli è particolare. Giuntoli è arrivato qua a giugno per cercare di dare una mano alla Juventus e per cercare di, insomma, di riuscire a portare la Juve alla vittoria. Ha preso pochissimi giocatori, nel senso che lui non ha potuto fare mercato perché a livello economico abbiamo avuto problemi. Gli unici giocatori che la Juve ha comprato nell'ultimo, da giugno ad oggi, sono Weah, che comunque Giuntoli non è stato in prima linea, eccetera, eccetera. Poi lui ha preso a gennaio Jalot e Alcaraz. Ora, Weah, con tutto il rispetto, l'abbiamo visto, è quello che è. Jalot e Alcaraz dobbiamo ancora valutarli per bene. Weah è un giocatore, ad esempio, che lui non trova funzionale alla squadra. Il problema è che lui vorrebbe cambiare molto della squadra quest'anno e non sa se può farlo oppure no. Io credo che quando tu prendi un dirigente come Giuntoli e lo vai a chiamare, c'è effettivamente qualcosa che tu devi fare in maniera migliore rispetto a quello che stai facendo. Perché poi, giustamente, se le cose vanno male, e le cose non stanno andando benissimo, ma se le cose vanno male, la colpa ricade sui giocatori, certo, ma anche sul dirigente e sull'allenatore. Poi, a prescindere da chi siano questi soggetti, la colpa ricade sempre su di loro. Pochissimi se la prendono con la dirigenza principale, che è quella che sborsa, che è quella che gestisce, che è quella che ha le responsabilità. Allora, io faccio un ragionamento che sia di una semplicità impressionante. Se tu attualmente credi di poter lavorare bene con Giuntoli in squadra in queste condizioni? Secondo me no. Secondo me no. Cioè è evidente, capito qual è il discorso, che ci sia una problematica. Giuntoli non è contento di quello che vede. Non è contento del lato economico, non è contento della rosa, non è contento di niente. E sinceramente parlando, la situazione mi lascia veramente molto perplesso, perché io dico: che cosa l'avete chiamato a fare? Allora, o tu chiami qualcuno e lo fai giocare, lo fai lavorare come si deve, oppure è inutile che tu fai un mercato basato sui giovani, perché Giuntoli è bravo nel prendere giocatori giovani a basso costo ed è bravo a prendere giocatori che siano funzionali a quello che è il progetto della squadra. Ma un conto è che il progetto della squadra è arrivare quarto e quinto. Allora quello che sta facendo Giuntoli basta. Un conto è che la proprietà ti chiede di vincere. Perché poi se vuoi vincere e vuoi raggiungere i livelli di prima, e prima intendo qualche anno fa, tu non puoi prendere solo giocatori di 20 anni e spacciarli come fenomeni e aspettare che crescano, ma ti servono anche giocatori pronti, per cui purtroppo non hai la disponibilità. Allora, è normale che un dirigente del genere, che è un dirigente importante, a un certo punto, perdonate, ma si potrebbe girare, no? Da questo punto di vista. Cioè, è una situazione secondo me più che logica. Ragazzi,
A me dispiace per la gente che dice no, Giuntoli deve arrivare qua perché appunto prende i giocatori a pochi soldi. Cioè, è un ragionamento che per me non sta né in cielo né in terra questo qui. Giuntoli potrà anche essere un dirigente che prende i giocatori a pochi soldi. Potrà anche essere un dirigente che ha la nomea di prendere giovani di primo livello, farli diventare forti, fare scouting. Io capisco tutto quello che dite voi, ma voi dovete ricordarvi che un conto è lavorare da una parte, un conto è lavorare qua. Capito? È come un allenatore, no? Arriva l'allenatore qui, che è giovane, che è forte, che ha delle qualità, gli viene chiesto di vincere, è ovvio. Un giocatore arriva qua da una squadra piccolina, è bravo, fa un rendimento medio che per la squadra in cui si trova è straordinario, ma lo stesso rendimento qui è un rendimento medio. Quindi non è che bisogna valutare le persone in base a quello che hanno fatto prima, ma vanno valutate in base a quello che adesso devono fare. Se no, prendiamo chiunque, gli diciamo, prendiamo un quarantenne, lo riportiamo in campo e gli diciamo no, perché tu 10 anni fa eri forte. Cioè, Giuntoli, il lavoro che lui sta facendo qui è un lavoro ottimo. Perché per adesso si sta concentrando su cose giovanili, sta prendendo giocatori di un certo tipo, ma Giuntoli non è contento del livello della rosa attualmente, perché comunque lui vorrebbe prendere metà della rosa e mandarla via. Cioè, capito qual è il discorso? Io trovo che sia imbarazzante il fatto che non si riesca neanche a valorizzare un dirigente del genere. Imbarazzante. Cioè, non lo chiamavi nemmeno se tu dovevi portare queste situazioni, perché ragazzi, ve lo dico adesso e ve lo continuo a dire all'infinito sta cosa qua. Il progetto della Juve, così come di un top, in una squadra top, non può essere basato solo sui ragazzini di 20 anni. Punto. Quelli ci sono già e devono essere mantenuti e devono essere lanciati ed è giusto che vengano presi. Ma oltre a quelli, cioè, servono anche i giocatori veri, i giocatori fatti e finiti per vincere. Se no, ti devi sedere e devi dire: io passerò 3-4 anni della mia vita a far crescere questi ragazzi. Non fa niente che arrivo quarto, quinto, terzo, secondo. Voglio rinunciare alla vittoria per andare a creare una squadra giovane che tra 3-4 anni sarà pronta. Questo è. Siccome non credo che questa sia la vostra intenzione, dobbiamo cominciare a lavorare in maniera diversa. Mi spiace ragazzi, ma Giuntoli su questa situazione ha completamente ragione. Poi si può parlare, si può discutere, si possono dire un sacco di cose. Un sacco di cose si possono dire, veramente. Ma non si può andare a credere che una squadra come la Juventus debba stare in silenzio, muta, e continuare ad insistere su questo tipo di progetto, che sicuramente è un progetto buono. Io non ti sto dicendo che non è un progetto buono, però è un progetto che da qua a là ti porta tempo. E quindi o tu ti rendi conto che questo progetto ha delle lacune e ha delle lacune chiarissime, oppure Giuntoli ha ragione a lamentarsi. Cioè, ragazzi, ma quando mai nella propria storia la Juventus ha vinto con una squadra così giovane? Scusate, andate a rivedere la Juve che hanno vinto negli anni scorsi, tutta la storia della Juve, ma quando mai abbiamo vinto con una squadra così giovane? Mai. Questa è una delle squadre più giovani, una delle squadre più giovani della Serie A. È normale che un dirigente che deve vincere voglia spendere denaro per una squadra che deve trasformare. È normale. Siamo tutti bravi così. Così siamo tutti bravi. Facciamo il progetto sui giovani, prendiamo i ragazzini di 18 anni, aspettiamo 3-4 anni che diventano giocatori veri e fra 3-4 anni, se sono diventati falsa, parla. Se no, abbiamo sprecato 3-4 anni. Ma così non si gestisce una squadra di calcio. Non è così che si vince nel calcio. Capite qual è il discorso? Prima si capisce questa cosa e prima si comincia a lavorare meglio. Perché a livello dirigenziale stiamo lavorando male. È un anno e mezzo che non si fa mercato qua dentro. Io mi auguro che le cose cambino con Giuntoli in squadra, perché qui è un anno e mezzo che non si fa mercato. La dovete finire di prendere, gente che non è pronta. I giovani vanno presi, anche se ne abbiamo tantissimi, vanno presi. Vanno lanciati pian piano, come abbiamo fatto ora noi che stiamo lanciando una marea di giovani,
ma dovete prendere giocatori che siano comunque già all'altezza del contesto. Qui non siamo alla qui non siamo alle squadrette, qui siamo alla Juve. Bisogna prendere giocatori pronti per il contesto, se vuoi vincere. Se non vuoi vincere, allora va bene quello che stai facendo adesso. Ha ragione lui quando si lamenta. Cioè, ha ragione lui quando si lamenta. Ogni volta sembra che stiamo parlando di cose, di cose come se io sto dicendo delle assurdità, quando in realtà il campo dice esattamente questo. Quali sono le squadre che vanno avanti? Le squadre con un'età media leggermente più alta. Perché? Perché ci sono dei vantaggi e nessuno mi sente mai quando parlo, nonostante il campo lo faccia vedere in tutto, basta vedere le età medie delle squadre che vincono. Perché ci ostiniamo ad andare a riempirci la squadra di giocatori di 18, 19? Perché dobbiamo far vedere che noi lanciamo i giovani vanno lanciati, ma insieme a quelli ci servono anche gente importante dietro. Sembra che questo sia stato dimenticato. Sembra che questa situazione sia stata dimenticata. Sembra che non ci sia una realtà dietro questa cosa. Io veramente sono stranito da questo modo di fare della Juventus. Perché se tu vuoi lavorare in questo modo, non devi andare a prendere Giuntoli. Te bastava Cherubini per fare questo. Bastava che tu lasciassi i dirigenti che tu avevi in squadra senza andare a prendere Giuntoli. Boh, mi sembra lampante la cosa. È normale che lui si arrabbi. È normale. È normale che lui si arrabbi. È inutile. Siamo tutti bravi a fare così. Questa cosa qui di prendere solo 18enni e 19enni, siamo tutti bravi. Sì, prendi quello più forte, devi essere bravo a scovarlo, ma alla fine l'hai preso. Ok, arrivederci, vediamo se cresce. Questo è. E prendi anche gente importante, capito qual è il discorso? Gente che abbia la capacità di vincere, che abbia... Perché altrimenti, raga, vita, qui è la follia. Fatemi sapere.